Buongiorno a tutti. La prima poesia che lessi di Antonia Pozzi diversi anni fa fu Ne vai, con quel suo bellissimo incipit: io fui nel giorno alto che vive oltre gli abeti, io camminai su campi e monti di luce. E quello che subito mi colpì fu il nitore dell'espressione, una lingua come trasparente, attraverso la quale ha luogo l'epifania delle montagne e l'epifania di un io palpitante che si identifica con la natura, come un irto fiore. La passione per le montagne è già parte della tensione verso l'alto di Antonia, un anelito di leggerezza che è una levità che, come direbbe Valerie, è quella dell'ala, non quella della piuma, cioè fortemente ancorata nel dolore. E allora perché leggere Antonia Pozzi oggi? Direi perché ascoltare il canto di anime in continua ricerca di bellezza, anime che vivono di sogni, qui un'anima pura e profonda di donna, anime assetate di assoluto, per citare Baudelaire, è un nutrimento fondamentale per ridiventare tutti più umani. E l'anima di Antonia era, come dice lei stessa in una lettera, tutta nutrita dal di dentro e senza schiavitù. Nella poesia Lieve offerta, che si trova nella raccolta Desiderio di cose leggere, leggiamo: vorrei che la mia anima ti fosse leggera, che la mia poesia ti fosse un ponte, sottile e saldo, bianco, sulle oscure voragini della terra. E la poesia è proprio questo, un ponte sottile e saldo, fragile, direbbe Calvino, che ci tiene, che ci salva dalla perdita di senso che spesso accompagna il vivere del nostro mondo. E allora le poesie di Antonia sono luoghi in cui fermarsi a riposare, sono luoghi in cui godere della grazia delle parole al minimo di peso, come le definì Montale. Nella poesia che dà il titolo alla raccolta, Desiderio di cose leggere, è evidente il potere evocativo delle immagini, nella loro levità e insieme profondità. E qui l'essere come una barca, questo topos così caro alla letteratura di sempre, il salpare verso qualcosa di lontano e alto, come le stelle, emoziona il lettore per la quiete che emana da una natura guardata con amore, dipinta con tratti leggeri ed essenziali. Ed è da notare come l'apertura e la leggerezza sia nella lingua stessa, nell'uso di parole che hanno vocali aperte o semiaperte, come la A e la E. E allora leggiamo Desiderio di cose leggere. Giuncheto lieve e biondo, come un campo di spighe presso il lago celeste, e le case di un'isola lontana, color di vela, pronte a salpare. Desiderio di cose leggere, nel cuore che pesa come pietra dentro una barca, ma giungerà una sera a queste rive l'anima liberata. Senza piegare i giunchi, senza muovere l'acqua o l'aria, salperà con le case dell'isola lontana per un'alta scogliera di stelle. Allora, grazie, un caro saluto e buona lettura con Antonia Pozzi.